Autonomia e eteronomia. Mi sento molto autonoma in quanto molti dei lavori che vedete qui nel mio studio possono benissimo rimanere nel mio studio e restano tali. Credo che ogni artista o comunque ricercatore abbia esigenze interiori ad esprimersi e a ricercare dentro se stesso. Ora, se possano servire oppure essere lette in un modo o nell'altro, io non lo so. Sì, noi è da anni che con costanza affrontiamo temi sociali, civili, militari, denunciando qualsiasi forma di violenza verso l'umanità, la natura, gli animali. Il lavoro che faccio non è mai un lavoro personale, più che altro è un lavoro che riflette su alcuni fatti sociali, politici o storici. E il romanticismo che esiste nell'arte è un dibattito tra la sua autonomia e la sua eteronomia, dal suo essere un valore assoluto in sé oppure essere funzionale per una strategia di trasformazione del mondo. Il mio lavoro artistico è stato un lavoro di ricerca, soprattutto per uscire dal dramma, perché negli anni 50 l'arte si esprimeva attraverso una drammaticità profonda, che era quella di non riuscire a cambiare il mondo attraverso l'estetica. L'artista fa una scelta molto radicale. Da una parte rappresenta un mondo in crisi, in negativo, da rovesciare, e quindi un concetto di eteronomia, ovvero di un'arte che vive nel contesto della storia e lotta per sviluppare un principio di progresso. E dall'altra parte abbiamo l'artista avulso dal sociale, l'artista che ritiene di affermare dei valori assoluti in sé, a prescindere dal contesto, un'arte fuori dal tempo. I lavori hanno a che fare sempre con la stessa cosa, gli stessi problemi, quanto mi riguarda, niente di, da un punto di vista, dicevo, psicologico, assolutamente, né tanto interiore, è chiaro che lo è, ma lo è in un altro modo. E l'arte povera ferma il cammino, in un certo senso. E quindi diventa un momento non solo di riflessione, ma di ponderazione, mettere le mani nella terra, mettere lo sguardo sull'energia primaria. Io ho fatto un lavoro di oggettivazione e non di soggettivazione. Bisognava sostituire la rivoluzione estetica con una evoluzione etica. Ho preso uno specchio, e lo specchio l'ho diviso in due parti, e una parte ha cominciato a guardarsi nell'altra, e insieme questi due specchi si sono moltiplicati al loro interno, quindi tutti i numeri possibili sono venuti fuori dallo rispecchiamento dei due. Quindi questa moltiplicazione nasceva da un atto artistico, un atto creativo, che è quello della divisione. Dopo anche questa destrutturazione del linguaggio attraverso l'arte povera, e c'è una situazione che spiazza anche gli artisti e che mette in discussione l'ideologia del darwinismo linguistico delle avanguardie. Cioè, il momento in cui tutto questo crolla, ecco che io mi pongo il problema del che fare. Quanto pesa Bonito Oliva, lo sai? Guarda che importante è il peso. Quando ti fa la lezione, dici: guarda, io mi occupo di peso. È una cosa che riguarda l'arte, le proporzioni. La cosa che pesa è un valore. Una definizione la fa non certo gli artisti, ma la fa un critico, in questo caso Achille, ha coniato questa parola. La transavanguardia è proprio una forma di neomanierismo applicato a metà degli anni 70, recupero della pittura, recupero quindi di uno strumento, di un linguaggio, ma anche di un pluralismo, di un eclettismo stilistico, finalmente incrocio e intreccio tra astratto e figurativo, superando la disputa tra impegno e disimpegno, tra arte di sinistra e cosiddetta arte borghese. Da questo confronto arte povera e transavanguardia mi pare che possiamo dare uno spaccato dell'arte in fondo dagli anni 60 fino ad oggi, attraverso due artisti emblematici che sono Pistoletto per l'arte povera e
Cucchi per la Transavanguardia. Mi sembra felice l'idea di portare nella mostra anche quattro giovani artisti di altre generazioni. Viviamo in una postmodernità che forse ha annullato anche il concetto di solidarietà, di appartenenza, e dunque credo che si possa dire che gli artisti procedono ormai in fila indiana, in maniera singolare ed individuale, e le quattro presenze assumono, a mio avviso, stimoli da entrambi i movimenti, masticandoli, digerendoli e producendo, direi, forme che dimostrano ancora una volta che l'arte è il respiro biologico che nessuna crisi può eliminare. Io penso sempre che il mio lavoro non si confronta solo col lavoro degli artisti che sono a me contemporanei, ma si deve confrontare con tutti i lavori che sono stati fatti in questo paese, o comunque che sono stati fatti durante i secoli. Sono molto contento di essere nato in Italia, nel periodo storico nel quale sono nato. All'inizio abbiamo sentito più la Transavanguardia. Con l'andare avanti degli anni ci siamo avvicinati più all'arte povera. Ultimamente però abbiamo notato questa cosa, che molti ci dicevano affiancavano il nostro lavoro a quello dell'arte povera, e a noi questa cosa dava molto fastidio. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su questo per allontanarci un po' dall'arte povera. All'inizio mi ricordo utilizzavamo il ferro arrugginito, quindi molto era un rimando all'arte povera, quindi abbiamo iniziato a dire no, modifichiamo il ferro. Però noi lo sentivamo il ferro, quindi come facciamo a mostrare, a utilizzare il ferro però che non sia ferro arrugginito, quindi stretto contatto con l'arte povera? E quindi abbiamo detto ossidiamo lo zinco, quindi il ferro zincato e il ferro trattato. L'ignoranza non è permessa. Assolutamente bisogna fare i conti con quella che è stata la storia dell'arte recente, anche perché comunque succedono degli episodi in cui artisti che non si conoscono, che non conoscono il lavoro l'uno dell'altro, in parti differenti del mondo, casualmente stanno realizzando dei lavori incredibilmente simili. Questo succede perché comunque noi assorbiamo quello che è la società contemporanea, tutto quello che ci circonda, e quindi siamo una sottospecie di filtro, quindi poi rendiamo opera quello che sono tutte le nostre esperienze. Il fatto di avere un lavoro originale per me non è importante, non è importante assolutamente. Raccontare di me non significa però essere egoista, nel senso di raccontare soltanto quello che interessa a me. Perché raccontando di me, io credo di aprire delle possibili percezioni nuove dell'essere umano. Un giovane ha un bel peso addosso, non è facile liberarsi di questo peso, però è anche un grande, grande, grande privilegio. Poi un giovane... Un giovane non è così, te l'ho detto, è curioso, per me io lo penso davvero, come un giovane oggi sia davvero abbia questo tipo di privilegio, no? In qualche modo, o fatica, cioè come peso storico, però è il più vecchio, no? Tu sei nato adesso, 30 anni, 40 anni meno, prima, dopo di me, quindi sei più vecchio di me, perché hai più storia di me addosso. Not in my backyard è un'espressione tipica americana, cioè non nel mio cortile di casa. E la cosa che mi interessava era analizzare le relazioni fra gli Stati Uniti e i paesi dell'America del Sud in un modo molto semplice, cioè ho stampato tutti i trattati economici, di aiuti politici, sociali. Da ognuno di queste pagine, da ognuno di questi trattati nasce un insetto, un cervo volante. L'insetto è come fosse una forma parassitaria, no? E un po' l'idea era la stessa, cioè come se gli Stati Uniti avessero utilizzato questi trattati per avere loro l'influenza
più grande in realtà per condurre la vita politica e sociale nel blocco dell'America del Sud. Luoghi comuni è costituito da tre pali di ferro zincato sovraccarichi di segnaletica stradale che avvolgono lo spettatore e lo invitano a seguire direzioni opposte per arrivare a quegli episodi di cronaca che hanno segnato la storia del nostro paese. Il terremoto dell'Irpinia, per esempio, oppure il Padre Pio, Pietrocina al suo santo, oppure i fatti di Genova, scuola di Diaz. Questi cavalli fatti su fondo nero, dove la manualità c'è, però è un gesto velocissimo, sono dei lavori veramente veloci, mentre le sculture di crine di cavallo sono un lavoro lentissimo, prima di avere la figura definitiva passano una quantità innumerevole di giorni. Utilizzando lo specchio per le mie sculture in vetro, la superficie specchiata che diventa quasi un metallo liquido, sentivo che insomma una e forse l'opera più adeguata e più adatta poteva essere proprio Soffio, che non è mai stata presentata al pubblico. Quello che succede in questi lavori è che io spesso mi rendo conto che rappresento me stesso, e anche su Dindolò. C'è proprio il calco della mia faccia, il calco delle mie mani. E poi invece c'è Help, che è un'opera formata da 10 transenne che delimitano uno spazio circolare e che invitano lo spettatore a girarci intorno e ad osservare queste mappe giganti che sono affisse su di esse e che indicano delle zone che sono focolai di violenza. Spesso l'arte del presente progetta quella del passato in quanto ci permette una rilettura, ridare attualità. E così il titolo Catari Francese provoca un titolo felicissimo, capace di restituire la capacità dell'arte di interagire con se stessa, col proprio passato. È un nome come è coniato in che modo? A parte è bella la cosa, ma com'è francese, inglese, tedesco, che è? Ecco, ma l'etimologia precisa qual è? Ma per curiosità mia, È greca. Ah, ecco, è perfetto, quindi è bellissimo, allora benissimo. La rifrangenza è una bellissima immagine, cioè di pensiero. Il fatto che forse voi possiate mettere insieme cose diverse, come per esempio il mio lavoro è quello di Cucchi, può essere interessante vedere che una vera rifrangenza può esistere. Che tra gli opposti, se poi anche mettete dei giovani che voi scegliete, che io non conosco, per rifrangenza io li conoscerò. Però guarda la rifrangenza. Vabbè, a differenza di Pistoletto, noi sì, riflettiamo meno. Il curatore è essenziale, è il vero compagno, perché riesce addirittura a far capire all'artista qualcosa che non aveva ancora afferrato. Sono molto contento di partecipare a questo progetto, che è un progetto molto nuovo, almeno io non ho mai partecipato a una mostra in cui ci sono più curatori che artisti. Ritengo che la pratica del curatore collettivo possa creare anche una disciplina individuale, in quanto innanzitutto sviluppa il bisogno di un lavoro di squadra. Mi sembra abbastanza originale, ed è questa una qualità del master della Luis, che dopo anni di edonismo e della ripresa dell'io ci sia un ritorno al noi attraverso un confronto capace di restituire della cultura, del sistema dell'arte, un'idea di complessità. Mi viene distinto pensare invece che è una cosa collettiva, come dite voi, forse è l'unica. Questa è una strada eccezionale, gloriosa, ma non so se regge, cioè, sarebbe la vera aspirazione. Ma è possibile? Quella allora è la complessità, e quella è una vera complessità che dovete saper costruire voi, però. È un po' come dovrebbe essere una macchina da guerra, o una macchina da guerra, insomma, come una macchina dello sport. Cioè, ecco, dovrebbe essere uno sport non individuale. Tipo una bella squadra di rugby.
Thank you.